Ma riguardo l'Atari? Sì, Ah. perché la stessa persona, lo stesso metri quadri, si è triplicato la bolletta. Ha detto di non pagare, c'è stato un errore. Da 162, 336, mi dice lei. Mi sono arrabbiata, sì. Sono giorni di piena all'ufficio tributi di Andria, il pagamento della tassa rifiuti è vissuto sempre come un momento di stress da parte dei cittadini. Aumenti, disguidi, errori, sia degli stessi utenti che da parte degli uffici, complicano ulteriormente la situazione. Quello in più Dico, pagato, facciamo la va bene, compensazione. no, io pensavo Così che lei quella non ha di Mo problemi. la dovevo pagare Signore, se o no. c'è l'errore, va risolto. Com'è? L'anno scorso, quattro componenti ho pagato 20 euro di meno. Quest'anno tre componenti, un componente di meno, ho pagato di più. Il componente è quello, la casa è quella, i metri sono quelli, sapere almeno perché pagare questo aumento. Tutto qua. Le hanno detto se è un No, devo errore entrare, sto aspettando 2 ore qua. Qualcuno sta venendo con delle carte che devono rivedere, ma non so il motivo. Io me l'ho chiesto, ha detto che non c'è niente da vedere e devo pagare quello. Anche se l'accusa, diciamo, non è che mi ha convinto al 100%. Allora, per me mi fa comodo pagare tutti insieme a fine anno. Ho la tredicesima, non faccio conto e vado a parte. Il motivo è che è la scadenza oggi. Qual è? Il fatto poi che gli utenti siano parte attiva nell'espletamento della raccolta differenziata restituisce agli stessi la percezione che qualcosa gli sia dovuto e quindi va da sé che il dover invece pagare la Tari risulti particolarmente antipatico. E noi stiamo facendo la differenziata, non stiamo facendo la Tari così. Allora, mi avviso, questo premio che loro ci devono dare, quando? Se noi stiamo sempre ad avere sempre queste riscossioni, sempre in aumento, in aumento. Basta insomma passare alcuni minuti in fila con gli utenti per avere una sensazione di disastrosa gestione della Tari. Dagli uffici nessuno si espone ufficialmente, ma siamo riusciti a carpire alcune riflessioni da parte degli addetti al settore che restituiscono un quadro della situazione più aderente alla realtà. Sono arrivati 4, noi siamo 3, ma quando fa a marzo, vedi, lo sappiamo. Sono arrivati 5, siamo 4. Che I figli che stanno Per esempio, un all'università, sacco dicono: io sono conosco, sono il tuo ambasciatore, ti ho portato con drasca da Guarda, è una cosa che tu lo devi fare tutti gli anni, perché è un bonus che ti dà il regolamento, perché i figli stanno a studiare, ti riducono il nucleo familiare. Ma che io, tu me l'hai dato l'anno scorso, che ne so io che tuo figlio si è scocciato 2 giorni dopo e se n'è tornato ad Andria? Sono venuti oggi, ieri 400, l'altro giorno 203, 280, che me li sto monitorando e sto facendo anche la cassa. Oggi saranno 200 nemmeno. Oggi sono altri 200-250, diciamo sono 1000 persone, no? Su 40.000 ci percepiamo. Il caso più comune di errore da parte degli uffici è dovuto alla mancanza di comunicazione con l'ufficio anagrafe. I matrimoni sono all'origine della maggior parte dei casi di errore. Perché c'ho mia figlia che si è sposata l'anno scorso, quindi pago a casa mia, a casa di mia figlia e una casa in eredità. 3 volte paga mia figlia. Qualche errore? No, io ho pagato, mia figlia poi si è sposata e di conseguenza mi dovrebbero ridare qualcosina indietro.